la foto che aveva fatto il Bayern, non mi ha messo niente. Ragazzi! Lei ha contattato con me che non avrebbe visto domani. Noi vogliamo la visibilità, lei li ha contattato e venuto di là. E mi ha detto che dovrebbe fare questo condizionale. Andiamo! Allora signori, buonasera, eccoci qui, dico buonasera perché in effetti sono all'incirca le 20, le 20 e 30, l'orario con il quale è stato deciso l'annuncio che sarebbe stata inaugurata la nuova piazza dei Gasperi che vedete qui dove siamo in questo momento. Guardate l'enorme anfiteatro che è davanti a me e guardate quanta gente che è qui che aspetta, perché in questo momento bisognerà tagliare il nastro per l'ingresso al centro della piazza. Però c'è un piccolo problema, neanche se lo possiamo così chiamare, è una piccola dimostrazione degli operai, dei lavoratori del Chemming San Anastasia, che con gli operai, i dipendenti sono qui anche in questo momento ovviamente a protestare per la chiusura del campeggio. Ovviamente è una protesta pacifica tra i tanti fondani che assiepano qui l'ingresso di Piazza De Gasperi, la nuova Piazza De Gasperi, che fra poco aprirà i battenti a tutte le persone che sono qui in piazza e che ovviamente avranno modo di ascoltare, penso, le autorità che parleranno di questa piazza, il sindaco e tutti quanti. Dopo tanto finalmente è giunto il giorno dell'inaugurazione della piazza. Ricordo che è una piazza, come vedete, molto molto bella, un anfiteatro, e vedremo un attimino che cosa sarà come piazza, quello che riuscirà a dare alla cittadinanza. Comunque devo dire che è molto bella, molto scenografica e tanta gente molto curiosa, e finalmente questa sera ha avuto il piacere e il modo di poter vedere realizzata e inaugurata questa magnifica piazza, Piazza Alcide De Gasperi, dopo Piazza Unità d'Italia, dopo il Comune, ecco qui anche Piazza De Gasperi. Quindi abbiamo quasi, come dire, completato le grandi opere della città di Fondi da 12-13 anni a questa parte. Allora, per il momento è tutto, ora vedremo tutto quello che succederà questa sera qui in piazza Alcide De Gasperi. Buon divertimento a voi.
passo indietro. Spostate. Chi l'hai seguito? Chi l'hai seguito? Allora adesso ecco qui si sta ufficialmente inaugurando Piazza Alcide De Gasperi, vedete la gente che è assiepata ai lati, noi ovviamente ci mettiamo al di qua del nastro perché in questo momento sta arrivando il Vescovo, sta arrivando ovviamente anche tutta la delegazione, stanno arrivando le autorità, il sindaco, il senatore Claudio Fazzone e ovviamente taglieranno il secondo nastro dopo che hanno tagliato il primo nastro, quello di fronte al monumento ai caduti, è stata deposta anche una corona ai caduti che ovviamente il sindaco ha anche commemorato. Ed ora ecco qui c'è il sindaco e il senatore con il presidente della provincia Cusani ed ecco Sua Eccellenza Monsignor il Vescovo che ovviamente in questo momento con il sindaco ecco che sta tagliando il nastro, quindi è un momento storico per la città di Fondi in questo momento, il taglio di questo nastro ovviamente di questa piazza che ovviamente è una piazza importante per la nostra città che giustamente è inaugurata in questo momento, è stato tagliato il nastro ed ora c'è l'ingresso dell'ingresso delle autorità verso il centro della piazza e naturalmente adesso ci sarà la benedizione ufficiale da parte di Sua Eccellenza Monsignor il Vescovo e poi ovviamente ci saranno i discorsi da parte appunto delle autorità. Ricordo è presente il presidente della provincia Armando Cusani, è presente il Vescovo, Sua Eccellenza ovviamente Bernardo D'Onofrio, è presente il senatore Claudio Fassoni, in questo momento il sindaco ed il Vescovo, ha raggiunto la delegazione degli operai, i dipendenti del Santa Anastasia che ovviamente stanno protestando però in maniera molto pacifica ed ora il Vescovo sta parlando proprio con i dipendenti e naturalmente li sta rassicurando, c'è anche la presenza del sindaco e la presenza del senatore Claudio Fassoni che ovviamente in questo momento sta parlando, sentiamo che cosa sta dicendo. Sia qualcosa di vergognoso perché è giusto che si facciano rispettare quelle che sono mancavolezze della legge, ma nello stesso tempo bisogna badare anche a chi lavora e chi lavora, il posto di lavoro va salvaguardato come si dice nella Costituzione, quindi io credo che si poteva arrivare anche a fare qualcosa dando la possibilità alla gente di poter lavorare. Ok, abbiamo sentito la voce del senatore e ora ecco qui che i dipendenti del Santa Anastasia stanno parlando con il Vescovo e c'è anche l'applauso. Speriamo ovviamente che la soluzione del problema del Santa Anastasia si risolva. Allora, continuiamo con vedere quello che sta avvenendo. Ora la delegazione si sposterà al centro della piazza e ci saranno ovviamente i dovuti discorsi da parte dei presenti. Dovrebbe ora Sua Eccellenza il Vescovo dovrebbe impartire una benedizione a tutti i presenti e ovviamente anche alla piazza.
Allora abbiamo il senatore. Allora Claudio, finalmente siamo riusciti ad inaugurare questa importante piazza. È una cosa importante per la città, è un qualcosa di veramente stupendo. Beh, questo era un progetto che è partito 20 anni fa. Abbiamo iniziato prima, diciamo, a restaurare Piazza Unità d'Italia e Piazza 4 Novembre, poi abbiamo fatto il nuovo comune, i parcheggi, la piazza antistante e poi c'è questa strapiaccia che dovrebbe servire soprattutto a fare le manifestazioni culturali, sportive, di ogni genere, e anche consentire ai giovani di poter socializzare all'interno di uno spazio molto bello e molto ampio. Ecco, io ho detto all'inizio, finalmente si è concluso un iter importante con questa inaugurazione che è partita da circa 12 anni fa con Piazza Unità d'Italia, il nuovo comune e questa piazza, quindi si è conclusa una grande opera di rifacimento della nostra città. No, ancora non è conclusa, diciamo che abbiamo ottenuto già abbastanza, adesso dovremo completare il teatro, è una cosa che faremo nei prossimi 2 anni, che è un'altra struttura importante per questa città, per le compagnie teatrali che ci sono, ma soprattutto per la storia culturale del nostro paese, quindi farlo entrare questo teatro in un circuito nazionale per poter consentire alla gente non solo di poter venire a vedere il teatro, ma anche di poter passare qualche giorno, qualche serata nella nostra città. E poi bisogna continuare nel bonificare anche le periferie. Certo, le risorse scarseggiano, lavoreremo affinché si possano razionalizzare meglio le spese e poter fare investimenti mirati anche nelle periferie e anche in altre zone della città. Ok, per il momento grazie e ancora complimenti per la serata. Grazie, grazie a voi. Allora siamo qui tra i dipendenti del campeggio dell'Anastasia. Cosa vi ha detto il vescovo? Di avere fiducia, aspettiamo ancora qualche altro giorno, siamo determinati. Lotta dura senza paura. Quindi vi ha dato delle certezze? No, speranze. Vabbè, ma il vescovo non può darvi le certezze. Però dal vescovo può darvi la speranza, giustamente. Sono speranze in cui ci crediamo. Ci attacchiamo a questa speranza, lotta dura senza paura. Noi continueremo anche a situazioni estreme, ma lo faremo. Ecco, c'era presente anche il senatore Fazzone e c'era presente anche il sindaco. Vi hanno detto qualcosa? Le autorità, le istituzioni? Le istituzioni, solidarietà, solidarietà, soltanto questo. Solo, e noi non ci facciamo più niente. Noi quello che vogliamo è il nostro lavoro e subito, immediatamente. Ci hanno insegnato che i problemi vanno risolti immediatamente e questo vogliamo. Una cosa importante, il sindaco deve dare il buon esempio su questa cosa. Noi cerchiamo il buon esempio da chi abbiamo votato. Allora, ora ci fermiamo perché c'è l'inno nazionale, quindi inneggiamo con l'inno d'Italia. Evviva Fondi! Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nella nuova piazza. Oddio! Benvenuti! Permettetemi di fare un saluto per poi lasciare la parola ai nostri ospiti, ma soprattutto poi lasciare la piazza a voi, che siete i veri protagonisti di questo momento, un momento particolare, tanto atteso, un momento che abbiamo voluto fortemente e che ci vede tra l'altro con la presenza, e al quale va un ringraziamento sincero, di Sua Eccellenza Monsignor Fabio D'Onorio Bernardo, che è molto amico della nostra comunità, e lo ringraziamo di cuore, perché la sua benedizione possa essere l'inizio di un percorso che vada nella direzione del bene comune, così come abbiamo improntato l'azione amministrativa locale con una squadra di governo che porta oggi a compimento un risultato di una programmazione di lungo termine.
Io do il cordiale saluto a voi concittadini che siete intervenuti. L'attesa è stata lunga perché questa trattasi di una complessiva opera di riqualificazione del centro urbano e all'interno di questa riqualificazione abbiamo voluto anche accogliere suggerimenti, migliorie per far sì che questo potesse essere un grande spazio funzionale, efficace. Ringrazio tutti voi, voi cittadini di Fondi, che siete accorsi numerosi. E questa credo sia la più grande risposta che questa comunità può dare all'operato di un'amministrazione che parte da lontano. La vostra presenza ci onora, ci gratifica, ci dà ancora di più il senso di aver agito nel bene comune, di aver portato avanti un'azione di governo che è quella corrispondente alle esigenze dei nostri cittadini. A voi che siete accorsi numerosi, dico che questo non può che definirsi un evento storico per la nostra comunità, perché interventi urbanistici di tal maniera, così complessi ed ampi, segnano la propria comunità per decenni e decenni, e credo che sia sotto gli occhi di tutti questo intervento straordinario che ha riqualificato, che ha stravolto, ed è un intervento importante. Ringrazio di cuore tutte le autorità religiose, militari, gli amministratori comunali. Saluto tra l'altro gli amministratori delle città limitrofe che ci hanno gradito della loro presenza, perché sono convinto che la riapertura di questo spazio può e deve essere uno spazio non soltanto della comunità locale, ma delle città limitrofe, dei turisti e di tutti coloro che lo vorranno vivere con serenità e gioia. Cosa rappresenta una piazza? Sapete benissimo che le piazze sono elementi che caratterizzano le città fin dal loro nascere. In esse si sono affacciate la vita economica, sociale, politica, religiosa dei suoi abitanti. La piazza è il luogo ideale di incontro di tutte le generazioni, dai bambini agli adulti, agli anziani. Ma la piazza è anche un luogo simbolo, e cioè la metafora della città e dei suoi abitanti, dal momento che rappresenta l'espressione architettonica dell'esigenza degli uomini di vivere in gruppo. Dalle comunità preistoriche alla nascita della civiltà, con l'agorà ateniese affollata ad ogni ora del giorno e della notte per discutere soprattutto di politica, dove c'era gente che si incontrava, poi ancora con il Medioevo e la nascita dei comuni, dove la piazza svolgeva un ruolo importante di incontro, di commercio, e diventava esso luogo di affari e di divertimento. Con il tempo, con il mutamento dei commerci e l'informatizzazione delle comunicazioni, la piazza ha perso le sue due più importanti funzioni, ma essa si continua a riempire sistematicamente per dare ancora la possibilità di uno scambio moderno di informazioni tra i cittadini. E questo sarà sicuramente il luogo che in modo particolare in primavera e in estate vedrà accorrere numerosissimi per vivere eventi sociali e culturali. È come se questa piazza si sostituisse alla TV, ad internet, ai giornali, per trasformarsi in un grande mezzo di comunicazione dove non ci sono attori e spettatori, ma tutti saremo coprotagonisti e interagiremo e ci scambieremo cultura ed esperienza di vita. Lo spazio pubblico per eccellenza è soprattutto luogo del rituale e della festa, del piacere di stare insieme. Ma ci sono momenti in cui la piazza diventa occasione anche per le dimostrazioni popolari. E permettetemi di fare questo piccolo intervento anche con un'attenzione particolare ai lavoratori del campeggio Sant'Anastasia che sono qui, che con questa circostanza, e ci trovano perfettamente d'accordo, vivono la piazza in un'altra funzione, per dimostrare quello che è un loro dramma. Però vi posso dire, cari lavoratori, ve lo ha detto poc'anzi Sua Eccellenza, la piazza, la città di Fondi, è con voi. Comprende le vostre ragioni, vi sostiene idealmente, in un sentimento solidale che solo una piazza viva, gremita come questa può esprimere. E il vostro augurio è anche il nostro augurio, affinché questa piazza possa generare l'eco della vostra drammatica vicenda, con l'auspicio che questa eco possa arrivare a chi di dovere per giungere in tempi brevissimi ad una soluzione positiva che dovrà restituire il sorriso a voi e alle vostre famiglie,
affinché possiate al più presto ritornare in questa piazza, ma non per manifestare legittimamente, ma per vivere un momento di tranquillità e di serenità. Ho detto poc'anzi che il momento che stiamo vivendo oggi è un momento storico, ed è vero, ed è, rappresenta ancora di più un'importanza, in quanto questa inaugurazione si fonde idealmente con due importantissime ricorrenze che l'Italia sta festeggiando nell'anno 2011, il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e il 65° anno della nostra Repubblica, a cui questa amministrazione, fin dal mese di marzo scorso, ha voluto dedicare importanti momenti di riflessione e di celebrazione collettiva. Ed è proprio nel solco di questi due anniversari fondativi della nostra Italia, la rinascita di Piazza De Gasperi amplifica ancora di più la sua importanza. E lo fa nel segno dell'uomo a cui da decenni è stata intitolata questa piazza, Alcide De Gasperi, insigne uomo politico, tra i più rappresentativi della storia repubblicana, uomo umile e integerrimo, profondo cattolico, fautore del progresso della nostra nazione che contribuì a risollevarla dopo una gravissima crisi economica e morale. Le sue grandi visioni e le sue grandi realizzazioni, come l'euperismo, la costante ricerca del metodo democratico, la profonda fede cristiana che si è sempre tradotta in un atteggiamento del tutto laico in politica, ne hanno fatto un modello per intere generazioni di uomini politici. Nel solco della continuità, lasciatemi ancora dire che questa piazza, antica per denominazione, nuova per concezione, riaccoglie con gioia uno dei doni più belli che un fondano ha voluto regalare alla sua città. Così come il regista Giuseppe De Santis volle donarci i suoi film fondani Non c'è pace tra gli ulivi e Giorni d'amore, così come il poeta Libero De Libero volle impregnare di fondi la sua poesia, così il pittore Domenico Purificato volle regalare alla sua città uno splendido mosaico, il ricordo dei suoi caduti nelle due guerre mondiali. Il 4 novembre del 1970 il mosaico fu inaugurato alla presenza del maestro. Oggi, 5 giugno 2011, il mosaico che abbiamo appena visitato con la deposizione di una corona ai caduti ha visto nuovamente una rinascita. Grazie alla benedizione che è arrivata da Sua Eccellenza, questa opera è stata riportata di nuovo alla luce, privata dai segni del tempo, e rappresenta ancora metafora della sofferenza ed emblema della capacità creatrice e del talento artistico che sa esprimere la fondanità. Chiudo questo mio intervento con ringraziamenti doverosi ai cittadini tutti, a voi fondani, cittadini di questa meravigliosa città, e in modo particolare ai residenti della zona e ai titolari delle attività commerciali limitrofe. Perché tutti insieme hanno saputo sopportare il disagio che hanno dovuto avere in questi anni, con l'augurio però che questo intervento di riqualificazione saprà ripagare con tanto impegno le difficoltà, offrendovi una cornice spaziale più adeguata ed una maggiore visibilità ai vostri esercizi commerciali. Un ringraziamento agli amministratori attuali, tutti, e a quelli delle precedenti giunte, in cui l'opera è stata concepita e avviata ai lavori, per aver saputo individuare in modo lungimirante uno spazio pedonale che è partito negli anni 90, la metà degli anni 90, proprio con il presidente della provincia, oggi Armando Cusani, e il senatore, oggi, allora era componente della giunta provinciale, Claudio Fazzone, quando venne fatta Piazza Unità d'Italia, Piazza San Francesco, ossia 4 novembre. Ebbene, da quegli anni abbiamo iniziato a perseguire questo obiettivo lontano che ci ha visto oggi completare, prima con Piazza Municipio che due anni fa abbiamo inaugurato, con la sede municipale che mai questo comune aveva vissuto e che registra complimenti di tutti gli amministratori di qualsiasi schieramento politico che vengono a visitarci, che ci riconoscono una capacità amministrativa di aver saputo dotare questo comune di un edificio di totale importanza. Un'area che probabilmente rappresenta per caratteristica e grandezza una unicità nella provincia e nella regione. A loro tutti, a questi amministratori che insieme a me
ringrazio per l'impegno profuso nell'espletamento delle procedure e per aver saputo condividere un progetto di complessiva riqualificazione del centro in una più ampia ottica di sviluppo della città, per la quale saranno i cittadini e solo i cittadini a decretarne con il loro apprezzamento e giudizio l'efficacia e la funzionalità. Ringrazio i progettisti, il direttore di lavoro, l'impresa appaltatrice, le maestranze, i professionisti tutti che hanno collaborato, gli uffici comunali che hanno saputo adempiere alle loro spettanze in un lavoro complesso, alle forze dell'ordine tutte che sono sempre vicine a noi cittadini e che hanno garantito la sicurezza del cantiere e che questa sera ci hanno dato una grossa mano per far sì che questa festa, perché di festa si tratta, possa andare avanti senza alcun impedimento. Grazie a nome di tutti noi per quello che fate nonostante le tante difficoltà che avete. Ringrazio la Protezione Civile, Falchi Pronto Intervento del Comune di Fondi e la Croce Rossa Sezione di Fondi per l'immancabile impegno che confermano in tutte le circostanze. A loro colgo l'occasione per evidenziare l'importanza che loro silenziosamente pongono in essere a favore della nostra comunità, con centinaia di volontari che rappresentano motivo di orgoglio per la nostra comunità. In definitiva, faccio un appello ai miei concittadini perché vivano con pienezza ma con rispetto questo luogo pubblico. Non può essere la vigilanza delle forze dell'ordine né tantomeno la videosorveglianza a dover garantire questo risultato. Il decoro della piazza e della città appartiene a noi. E siamo noi i principali protagonisti. Un ambiente urbano è lo spazio di vita e di vitalità di una comunità. È necessaria un'attenzione e una cura costante per vivere in un ambiente pubblico di qualità, per mantenerlo gradevole, vivibile, accogliente e di conseguenza più sicuro. Il decoro urbano è un patrimonio collettivo e vive della collaborazione tra tutti i cittadini. La salvaguardia dei beni pubblici è diventata per tanti cittadini il metro con cui misurare la qualità della vita di una città e di un territorio. Credo che debba esistere un corretto rapporto cittadino-istituzioni con l'impegno reciproco a migliorare, tutelare e controllare l'ambiente in cui viviamo. Dobbiamo avere l'ambizione di mantenere e rafforzare quel senso di comunità e di appartenenza che nel corso dei secoli ci ha consentito di progredire e di crescere. Sono certo che ancora una volta la mia Fondi, la nostra Fondi, saprà contemporaneamente mostrare e dimostrare bellezza ed accoglienza. Auguri a tutti, buona piazza! Adesso un saluto del senatore Claudio Fazzone e poi il presidente della provincia Armando Cusani. Ma io non voglio aggiungere altro alle parole dette dal sindaco perché nel suo intervento ha racchiuso tutto. Voglio solo rassicurare tutti i miei concittadini che questo è ancora l'inizio di quello che vogliamo fare per questa città. Vedremo altri cartelli esposti perché non ci fa piacere che qualcuno ci contesta per ciò che realizziamo, non per ciò che non facciamo. Non temiamo queste persone che hanno dato dimostrazione di non avere l'orgoglio di essere fondani, ma tentare di declinare la nostra città. Passeremo prossimamente alla realizzazione di un'altra struttura importante, quella di un centro anziano degno di questo nome, dove le persone della terza età possono trovare un luogo dove poter socializzare, dove poter giocare, dove poter ballare, dove poter leggere. Questo è il prossimo impegno che noi porteremo avanti con questa amministrazione. Poi c'è un altro progetto importante e necessario, quello di rimettere mano alla pavimentazione del centro storico di Fondi, che ormai è diventata una pavimentazione dissestata, quindi abbiamo il dovere di intervenire in maniera graduale perché ci vogliono tantissime risorse, fare in modo che col tempo venga definitivamente sistemata anche la pavimentazione del centro storico, che è diventato un punto di pericolo per i nostri cittadini che camminano all'interno del centro storico. Ecco, queste sono alcune delle cose
che faremo, ma tante altre, e nei prossimi anni faremo tante altre inaugurazioni. La prossima sarà il Teatro Comunale, anche questa una struttura tanto avversata da altre persone, una giunta di sinistra che ci ha bloccato i finanziamenti stanziati da me quando ero in regione per 5 anni, ma che adesso abbiamo riportato e che ben presto andremo ad inaugurare, e vedremo, non uno, vorremmo vedere altri con questi cartelli che vengono qui a fare queste manifestazioni e dicono a noi di essere incivili. Beh, la civiltà è altra cosa, la politica è qualcosa ancora di più superiore, è confronto duro ma rispetto delle idee e delle persone, non l'avversità solo per l'egoismo di non riuscire a fare ciò che gli altri stanno facendo. Grazie. Ma non ci sono dubbi che i protagonisti di questo bellissimo evento erano due. Da una parte il nostro arcivescovo, il nostro padre spirituale, è colui che darà la possibilità a questa piazza, ai suoi uomini, alle sue donne, ai suoi problemi, tutti, di avere fortuna, di vivere, di guardare con speranza e con voglia di fare ad un futuro migliore. Dall'altra, le istituzioni che sono state le vere protagoniste di questo bellissimo momento, di questo grande evento, un grandissimo evento, io vorrei sottolinearlo. È difficile oggi trovare in Italia momenti nei quali si aprono piazze, luoghi, spazi pubblici, si guarda i temi collettivi come l'obiettivo da perseguire nei programmi di governo. È un esempio raro, oggi è un esempio rario, rarissimo, e i protagonisti sono certamente il sindaco, che rappresenta tutti coloro che hanno in questi anni lottato per questa opera, che hanno sofferto, che hanno pianto, che si sono sacrificati, perché su queste grandi opere purtroppo c'è stato anche questo. E poi chi l'ha vissuta ancor più da protagonista, io vorrei questo ricordarlo, ma non perché c'è un legame d'amicizia profondo tra me e il senatore Fazzone, perché se non ci fosse stata la sua forza di perseguire gli obiettivi, di impegnarsi sempre ad ogni costo per la sua città, per la provincia, ma qui voglio dire essenzialmente per la sua città e per il suo popolo, se non ci fosse stata la sua forza profonda di tenere i finanziamenti regionali, di lottare contro le burocrazie, di difendere a livello parlamentare l'immagine di questa città, probabilmente questa inaugurazione sarebbe andata ancora oltre nel tempo. E la vostra presenza, questo abbraccio ideale che abbiamo intorno, il vostro è un abbraccio ideale, spinge le istituzioni a fare sempre di più e meglio, ci dà forza, ci dà coraggio, ci dà la possibilità di fare sempre di più e meglio, perché siamo convinti che quella distanza che c'è tra le istituzioni e la gente si recupera con queste grandi opere. Certo, nelle opere ci sono i momenti di difficoltà, quando si realizzano opere di questo tipo e si restituiscono alla città degli spazi collettivi, si soddisfano, come dicevo, i temi collettivi. La più grande opera urbanistica che si può fare in una città è quella di restituire alla comunità gli spazi pubblici. E questo è un grande spazio pubblico, non è importante come si realizza quello spazio pubblico, non è importante se il privato contribuisce a realizzarlo, perché ci sono oggi strumenti modernissimi che consentono al pubblico di realizzare opere come queste con il contributo dei privati. L'importante è che quell'opera sia vissuta dalla gente, che sia nella disponibilità della gente, che sia utilizzata dalla gente in un luogo così importante che è il cuore di Fondi. Certo, ci sono voluti anni nei quali molti hanno sofferto, certo le popolazioni qui intorno, coloro che abitano, i commercianti, hanno dovuto evidentemente soffrire più degli altri, ma si arriva al compimento e alla fine di una grande sofferenza. E questi temi collettivi che sono appunto gli spazi pubblici, che sono il teatro che si farà, la casa comunale fatta, il centro anziani di Fondi, è stato fatto perché abbiamo insieme messo in campo un gioco di squadra che partiva da lontano, l'ha ricordato il sindaco. Noi ci siamo impegnati negli anni
per cercare di fare di questa comunità una comunità simbolo, una comunità d'esempio, una comunità forte e ricca, ma non soltanto per il consenso che esprimeva la sua classe dirigente, ma per le cose che quella classe dirigente riusciva a fare. Ecco, e noi abbiamo, in questa occasione hanno i protagonisti, voglio dire tutti, dall'ultimo dei consiglieri comunali che votarono le delibere negli anni passati, al sindaco precedente, al sindaco attuale, tutti coloro che si sono impegnati per realizzare queste opere meritano il vostro rispetto e la vostra fiducia. E allora va un grosso applauso, perché loro si sono formalmente impegnati perché questi obiettivi fossero raggiunti. E la piazza certamente oggi è anche per noi un momento di riflessione. E mi riferisco ai problemi dei lavoratori del camping Santa Anastasia. Noi dobbiamo fare in modo che i loro problemi siano presto risolti e che le istituzioni, tutte le istituzioni, non soltanto la vostra vicinanza, non soltanto la piazza che si esprime solidarmente con i problemi dei lavoratori, ma le istituzioni che sono qua sono al vostro fianco, non ci sono dubbi, senza se e senza ma, stiamo lavorando perché si lavora in silenzio, perché ci sia il rispetto della legalità e il mantenimento del lavoro. Ma c'è anche da dire con chiarezza che su questo territorio gli enti sovracomunali, mi riferisco soprattutto alla regione, lo dico in questo momento particolare, in un momento nel quale c'è una regione amica, noi non abbiamo bisogno di concessioni, quello che deve essere dato a fondi anche in termini di lavoro sono i diritti, non abbiamo bisogno di concessioni, quello che stava dato in termini di finanziamenti regionali per queste opere sono i diritti di una comunità. E noi li abbiamo nel passato, quando eravamo presenti con Claudio in Consiglio regionale, questi diritti portati a termine, e questi sono i risultati di quelle opere. Oggi questa nostra regione, la nostra regione, ci deve essere più vicina, e questa è la sfida, perché i tanti problemi urbanistici, dei vincoli che ci hanno scaricato in questi anni sono il frutto anche e la conseguenza di questi problemi. Ma noi stiamo lavorando per cercare nei prossimi giorni di dare alle famiglie, ai lavoratori, all'imprenditore interessato una soluzione rapida che coniughi, ripeto, il rispetto della legalità col diritto al lavoro. E allora ci sta anche, e noi le vediamo quotidianamente, chi vi parla è in trincea sulle crisi del lavoro da anni. Ne abbiamo viste di tutti i colori, li abbiamo sempre brillantemente superati, perché la forza della nostra comunità è quella di perseguire gli obiettivi fino in fondo. E allora io volevo dire questo in conclusione: oltre ai temi collettivi c'è anche la sfida del fare, e questa opera rappresenta un bel esempio dell'aver realizzato un programma di governo, degli obiettivi e di aver raggiunto quella sfida del fare che molte volte noi citiamo nei tanti momenti elettorali. Realizzare un'opera di questo tipo è anche dividersi sull'analisi di come è avvenuta, di come si è realizzata, se poteva essere utilizzato lo strumento del progetto o un altro strumento, fa parte della democrazia. Ma oramai questa piazza c'è, questo spazio così articolato, ben organizzato, un esempio da seguire. È un esempio che vivrà la città di Fondi, che vivranno i fondani, e quindi quella sfida del fare tra mille difficoltà è stata vinta. E lo ha detto il sindaco, condivido in pieno. In conclusione, questo evento rappresenta una tappa nella storia di Fondi, una tappa che avrà come punto di riferimento anche altri momenti, il teatro prossimamente e tant'altro ancora, una nuova scuola vorremmo fare a Fondi, impianti sportivi più moderni, tutta una serie di opere pubbliche importanti, ma questa tappa è la tappa che segna il ritorno nel rapporto tra la gente e le istituzioni. E questo volevo evidenziarlo in conclusione, perché credo che la sfida più bella nel recuperare il rapporto con la gente è quella che la politica, quando diventa istituzione, quando è eletta a governare, a fare le scelte, lo fa con sacrificio, confrontandosi con durezza, ma lo fa portando a termine gli obiettivi. E certamente, e voglio aggiungere il ringraziamento mio personale, di tutte le istituzioni, a coloro che hanno lavorato fisicamente per realizzare questa piazza, ai lavoratori, coloro che l'hanno edificata dalla prima all'ultima pietra,
coloro che sono stati lì e sono stati quelli che hanno permesso a quest'opera di venire fuori. E devo dire anche con franchezza che questo è un momento emozionante per noi, ma credo emozionante per voi, perché una piazza, lo diceva il sindaco, avendo ben identificato il valore e il significato simbolico di una piazza, è la nostra Agorà. Sarete voi che animerete questa piazza, sarete voi che la farete vivere, sarà Fondi che da questa piazza, da questo grande evento, attraverso questo grande evento, in questo spazio magnifico, darà una spinta di immagine forte e farà cancellare qualsiasi ombra su una comunità straordinaria, fantastica, laboriosa, che può essere un modello da seguire. Viva Fondi, viva l'Italia! In questo momento di grande festa per la città di Fondi, uno spazio veramente magnifico che fa onore alla storia di Fondi, in questo momento di festa però abbiamo un pensiero di solidarietà a chi soffre per mancanza di lavoro. Da parte nostra l'impegno possibile. Vi ho promesso e lo mantengo, domani due incontri, speriamo che il Signore ce la mandi buone. Grazie. Grazie. Sono convinto che questo possa essere il momento conclusivo di una cerimonia che ha visto l'apertura e la conclusione affidato ad un uomo della Chiesa che ci ha voluto lasciare un messaggio affinché questo problema, che è il problema in questo momento della città di Fondi, possa essere superato in brevi tempi. Io do la chiusura ufficiale alla cerimonia, vi lascio la piazza per poterla godere nella sua bellezza, vi do comunicazione che questa piazza vedrà il 25 giugno il concerto di Virginio, nostro concittadino che ha visto vincitore nella edizione scorsa del programma Amici, quindi questo è solo uno dei tanti eventi che questa piazza si permetterà di ospitare. Grazie a tutti, tanti auguri. Allora, in questo momento siamo qui, il sindaco riceve qualcosa da parte degli operai, vediamo un attimino. Sindaco, non ci abbiamo i soldi! Non ci abbiamo i soldi! Siamo cittadini lontani! Estate finisce! Progetti al mare! Grazie, grazie di cuore a lei! Di poter affrontare, perché sono effettivamente la realtà di mille persone che hanno bisogno di vivere, e il vivere è fatto dal lavoro per la sicurezza loro e delle famiglie. Altro cosa si deve dire? Allora, abbiamo sentito anche la voce del Vescovo. Sindaco, diciamo. Allora, il sindaco ci dice che dopo la facciamo l'intervista, per il momento sentiamo ancora le dimostranze da parte degli operai della Santa Anastasia. Basta, io da oggi in poi non parlo più, perché quello che dovevamo dire, abbiamo detto, le parole sono queste. Noi dobbiamo sopravvivere, abbiamo finito le risorse mentali, le risorse materiali, perché non ci sono i soldi. Lo sa che cosa significa andare a comprare il pane? Non ci sono. Non ci sono. Può vedere un attimo quando scade questa bolletta. Intanto io credo che noi dobbiamo lavorare per far dare prima possibile l'uso della struttura all'impresa e quindi ai lavoratori.
indicando all'imprenditore quali sono i problemi che riguardano evidentemente magari gli aspetti più importanti sulle legittimità, e poi consentire alle famiglie di non soffrire i problemi del quotidiano, mettendo a disposizione un fondo sociale che noi abbiamo istituito a livello provinciale, che consente a loro di andare avanti in attesa di riprendere il lavoro. Questo lo faremo da subito. Dovevo chiudere il centro d'estate, non dovevo chiudere. Devi dire a quella persona che ti ha detto che il centro d'estate. Questa la prendo io, una prima risposta. Onorevole, onorevole, siamo vittime noi, siamo delle vittime noi, siamo delle vittime di poteri politici, onorevole, siamo, siete dei giochi, noi siamo delle pedine, siamo. Che abbiamo fatto noi i progetti che avete per la città, i progetti sono le piazze, sono i musei, sono tutto, va tutto bene, ma il lavoro e dove sono, lei ha nominato il piano spiaggia, mai. Qui c'è da parte di un PM che ha fatto un abuso, perché il sequestro che è stato fatto al vostro campeggio, che è il nostro campeggio, che io ci ho lavorato forse prima di lei lì, anche suo padre, anche, mio, anche perciò, suo perciò, fratello, perciò prima di lei, anche sua cognata, ha fatto un abuso in quanto non poteva sequestrarlo, perché i reati che gli ha contestato sono reati che sono stati commessi già diversi anni fa. Perfetto. Quindi già nel 92 ha avuto un sequestro e un dissequestro. E allora quindi non mi faccia finire di parlare. E quindi non poteva essere sequestrato per quei tipi di reati. Lui che cosa ha fatto? Ha visto queste maledette case mobili e ha dato una cosa assurda, la continuità di diciamo perseguimento di abuso edilizio, e questa è una cosa vergognosa da parte di un PM. Ci sono i microfoni, non ho paura a dirlo. Perfetto, vergognosa, grazie. Di un PM, perché un PM poteva tranquillamente sequestrare l'area dove stavano le case mobili e consentire a un campeggio di lavorare, è quello che gli stiamo chiedendo. Ma io ci sono stato, chiediamo, ma certamente non posso dire alla gente che come parlo, vi ricordate che mi hanno fatto sui giornali quando sono andato per l'olio? Siamo lavorando affinché si faccia questo, tant'è vero che la parte Klinger dovrà presentare un'istanza diversa dove dovrà dire che di fare il ripristino dei luoghi, che significa tolgo le case mobili. Ma noi dove a quel andiamo, punto mi devi far lavorare, andiamo, questo bisogna farlo subito. Dove andiamo? Questo lo devono fare in 10 giorni. E nessuno può intercedere per noi a fare questo. Che stiamo facendo? Stiamo ma quando? Facendo. 10 giorni. Ma voi pensate una cosa, che noi facciamo una cosa, la dobbiamo dire, cioè, così la stampa no, ci massacra. Ma fammi capire. Se voi avete un rapporto col mio amico Franco o con Klinger, parlate con Klinger e con Franco e vi dirà quello che stiamo facendo. Però noi da parte vostra, capiamo lo sport, però da parte vostra non è corretto aggredire le persone che stanno lavorando nelle istituzioni competenti per quello c'è. Che ci compete. Ragazzi, perché ci stiamo esponendo più di quello che noi lo facciamo, perché siamo convinti di quello che facciamo, perché quello che ha subito il Sant'Anastasio è un sopruso, è un'altra cosa vergognosa che è fa la procura. Lo puoi ripetere, certo, è un sopruso, perché se c'è la necessità di sequestrarlo lo potevano fare a ottobre. L'abbiamo già detto noi questo. Allora continuiamo, siamo qui, alle nostre spalle ci sono coloro che stanno dimostrando, ma noi parliamo di quello che è avvenuto questa sera. Una cosa importante, un'inaugurazione importantissima, c'è un trade union che va a concludersi, Piazza Unità d'Italia, Comune e Piazza Alcide De Gasperi. Però come diceva il senatore Fazzone, questo è solo l'inizio di quello che avverrà prossimamente. A te la parola. Sì, intanto è vero che alle nostre spalle c'è questa nuova struttura, però abbiamo anche questo problema impellente dei lavoratori del Sant'Anastasio, per cui mi sento di esprimere almeno un minimo di solidarietà per questi lavoratori, anche se è chiaro che le parole non bastano più e qui vanno individuate delle soluzioni che però non mi sembrano così semplici come forse può apparire dal grido di dolore dei lavoratori. Detto questo, questa sera festeggiamo un evento di fondamentale importanza per la città. Io ritengo che qui si costruisce questa sera il cuore di una serie di possibilità e di attività che potranno far crescere dal punto di vista anche più generale la nostra comunità.
si tratta della possibilità di un intervento che architettonicamente, come diceva l'intervistatore Lorenzo, unisce tre luoghi importanti della città: Piazza 4 Novembre, Piazza Unità d'Italia, questa piazza, Piazza De Gasperi, e poi il municipio, creando un polmone nel quale si potranno svolgere diverse attività di ordine culturale, sportivo, che sicuramente contribuiranno alla crescita di questa comunità anche sotto il profilo delle opportunità di lavoro, perché questa piazza può richiamare tante persone e tanti eventi possono richiamare tantissime persone che possono arrivare nella nostra città. Quindi ufficialmente il 25 giugno ci sarà l'apertura allo spettacolo in questa piazza con il concerto di Virginio. Sì, è un grande evento che noi riteniamo, ecco, l'intervento iniziale di apertura di tutte quelle che sono le attività che qui si svolgeranno. Virginio si è meritato un posto importante, e gli viene anche questo onore, nella musica italiana, e quindi certo è nostro, è un piacere sicuramente per la comunità fondana accoglierlo in questa piazza meravigliosa nel modo migliore, e speriamo che ci porti bene e che ci porti fortuna. Come ha portato fortuna a lui, porti fortuna anche a noi. Certo, così come lui è stato bravo, speriamo che questa sua capacità la riversi anche sulle nostre possibilità. Grazie assessore. Allora continuiamo con le nostre chiacchierate qui in piazza Alcide De Gasperi, una grande inaugurazione anche con il dottor Gino Fiore, che è stato presente a questa importante inaugurazione, quindi anche da Gino vogliamo sapere il suo pensiero su questa piazza. È una piazza meravigliosa, è una piazza che deve essere goduta da tutti i cittadini sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista aggregativo, ricreativo e culturale, e io lo vedo sotto tutti questi bellissimi punti di vista e soprattutto quello culturale, e speriamo che qui la gente ritrovi il piacere di parlare e di gustare questo nuovo rinascimento che sta attraversando Fondi, sta portando Fondi a quello che realmente è la grande Fondi, una grandissima Fondi, perché i fondani meritano tutto questo, perché essi stessi sono grandi, e negli amministratori abbiamo trovato il giusto equilibrio che possa portare alla realizzazione di tante opere, come giustamente abbiamo sentito questa sera, ma già lo sapevamo, il teatro è in via di ultimazione. E un grande centro per gli anziani, l'ha detto poco fa il senatore Fazzone, e questa è la cosa bellissima. Già da diversi anni stiamo assistendo, ripeto, a questo nuovo rinascimento, e io sono felice per questo, perché quando la città vive i suoi momenti magici, tutti i cittadini insieme ad essa vivono questo stato di cose. Mi dispiace per tanti lavoratori che questa sera sono stati qui a manifestare giustamente per il pericolo che possano perdere il posto di lavoro, e mi unisco alla solidarietà per quello che io posso contare, senz'altro posso e dico quello che penso, cioè che dobbiamo essere vicini a questi lavoratori, dare a loro tutta la loro la nostra solidarietà, e ecco, pregare e far sì che le istituzioni possano riuscire a risolvere questi problemi. Ecco. Gino, senti, abbiamo parlato di teatro, ma tu vedi in questa piazza la possibilità di effettuare una rappresentazione teatrale ad alto livello? In questa piazza si può fare tutto, con la volontà si può fare tutto. Ovviamente c'è lo spazio per il grande spettacolo di musica, per le grandi sfilate di moda, c'è lo spazio per tutto, e anche per il teatro di alto valore culturale, come quello popolare. Tutto si può fare in questa piazza. Ma tu ci hai pensato? Cosa potrebbe farsi quest'estate? Infatti io già vedevo che cosa poter realizzare. Ci sarà un prossimo appuntamento Canoro, e qui si vedrà la grande affluenza, ma si può fare tutto il teatro che si vuole, è tutto all'insegna dell'aggregazione del cittadino e della cultura in genere. Questo è quello che è la cosa più bella. Grazie Gino, ti lascio un momento perché vediamo se riusciamo a beccare il sindaco. Prego, grazie, buonasera. Grazie Gino.
Sindaco, sindaco, possiamo rubare qualche minuto? Sembra anche logico. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, la piazza è stata inaugurata, anche se ci sono stati dei piccoli problemi, come ad esempio i lavoratori del Santa Anastasia che stanno giustamente anche, diciamo, dimostrando le loro cose. Ma io credo che questo momento deve essere anche il momento per far riflettere tutti. Io ho voluto dimostrare la vicinanza, io credo, di tutta la città a favore di questi lavoratori, perché io sono molto preoccupato perché i toni si stanno alzando, perché dopo 2 mesi si perde anche quella lucidità che altre persone riescono a mantenere. Io ho visto questo momento di presenza come un momento perché possa, da questa piazza, con l'importanza che l'evento assume, arrivare una voce forte alle istituzioni, perché credo che ci possano e ci devono essere soluzioni per la forza lavoro. Poi tutti i percorsi giudiziari devono continuare a fare il loro percorso, perché sono convinto che dobbiamo saper trovare una soluzione, come ha poc'anzi detto anche il presidente Cusani, che coniughi il principio di legalità ma soprattutto la forza lavoro. Qui stiamo parlando di centinaia di famiglie che, tra l'altro, ripeto, è un precedente che potrebbe rappresentare un inizio di un percorso che ci vedrebbe veramente con una battuta d'arresto che questa città non si può permettere. Ecco, invece, per quanto riguarda la piazza, bellissima, fantastica, i cittadini di Fondi probabilmente non si aspettavano qualcosa del genere. Ma io l'ho sempre sostenuto, perché abbiamo avuto la possibilità di vedere le progettazioni, abbiamo anche saputo credere in un progetto ambizioso che ci ha fatto attendere, lo abbiamo anche migliorato, tutto è migliorabile, questo credo che sia scontato, e la sorpresa dei cittadini è stata la nostra grande soddisfazione. Sono stati tantissimi, se immaginate che questa ospita può ospitare fino a 3 o 4 mila persone ed erano ancora piene le piazze di San Francesco e Piazza Municipio, potete immaginare quanti fondani sono venuti a vedere con i loro occhi questo importante risultato, che ho voluto dire è la testimonianza di una capacità amministrativa che è partita da lontano, perché questo non è un fatto da sottovalutare. Ecco, c'è stata anche una piccola protesta da parte del consigliere comunale Fiore, che insomma inneggiava ad un qualcosa che però sinceramente non ho neanche molto capito. Se lei ce lo può spiegare. Ma io credo che la piazza è bella anche per questo motivo, ci possono essere anche delle note che non sono così accordate. Io ritengo che l'elemento più importante non siano le provocazioni o qualche dissenso che è pervenuto, ma sono i tantissimi cittadini che ci hanno accolto calorosamente e che non smettono ancora oggi di apprezzare quello che è il nostro intervento. Io ho sempre sostenuto, il dibattito politico può essere acceso, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti un intervento che mai questa città aveva vissuto. E ripeto, siamo partiti dal 1994 con diverse amministrazioni che io credo che debbano essere ringraziate per aver avuto la lungimiranza in un percorso che ci ha visto prima pedonalizzare Piazza Unità d'Italia, poi Piazza 4 Novembre, Piazza Municipio, oggi Piazza De Gasperi, quindi abbiamo un'area delle più importanti a livello provinciale e regionale, e credo che i cittadini si ricrederanno molto, ed è stato anche un giudizio popolare che noi abbiamo incassato. Ecco, il senatore Fassone ha detto: questo non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Assolutamente, questa è una tappa, sapete benissimo, noi abbiamo un programma che vede un po' più in là rispetto a qualcuno che vuole rallentare. Noi abbiamo una marcia in più, lo abbiamo dimostrato a partire da Luigi Parisella precedentemente, ancora prima c'era Onoratino Orticello, oggi abbiamo una squadra anche rinnovata con l'entusiasmo giusto che ci permette di dare impulso. Credo che la grande sfida che ci dobbiamo porre possa essere anche qui data una risposta ai lavoratori che andavano a manifestare, è appunto quello di riqualificare il mare. Io so per certo che la cittadinanza ha apprezzato anche un provvedimento epocale che è questo Consiglio Comunale, con larga intesa di tutte le forze politiche, non soltanto della maggioranza, abbiamo avviato un percorso di regolarizzazione dei campeggi, quindi credo che sia un risultato importante, concreto, rispetto alla sollecitazione che ci viene fatta. Noi come amministrazione comunale crediamo di aver già dato un grande contributo in quella direzione, perché questi lavoratori, ma tutti i lavoratori del mare, possano trovare una loro regolarizzazione, mi auguro in un futuro immediato, oltre ad una riqualificazione urbanistica del litorale. Sindaco, in definitiva, chiudiamo con questa domanda, ma lei vede che potrà esserci un futuro giù, si potrà risolvere qualcosa da qui in avanti?
Io ne sono convinto, ormai i tempi ce lo impongono e ripeto, la variante urbanistica che abbiamo adottato per i campeggi a larga maggioranza, credo che ci sia anche una sintonia di tutte le forze politiche, perché lì c'è il futuro di noi tutti, non c'è il futuro del centrodestra o di Salvatore De Meo, c'è il futuro di una città, dobbiamo confrontarci, io ho aperto un dibattito che può anche accogliere, pur nel rispetto tra i ruoli, tra maggioranza e opposizione, pertanto è un percorso ambizioso che noi dobbiamo necessariamente perseguire. Allora vogliamo con il dottor Cartisano, ecco, vogliamo sapere che cosa in definitiva nel finale abbiamo tratto da quello che è venuto questa sera. Avete parlato col Vescovo, avete parlato con il Sindaco, avete parlato anche con il Senatore Fazzone che ancora in questo momento sta parlando con i dipendenti del Santa Anastasia, ma di concreto che cosa ci rimane? Allora, la manifestazione di questa sera e l'ira dei lavoratori è quella che hanno, che da giorni stanno cercando di far capire all'amministrazione comunale che loro come lavoratori attraverso la nostra organizzazione Will Tux Will hanno già fatto istanza di parlare direttamente di queste problematiche vere con il PM, il dottor Miliano, e attendono, al di là della solidarietà espressa dall'amministrazione, qualcosa di concreto. La concretezza da parte loro è quello che ci sottopongono a noi, è quella di instaurare, come hanno fatto loro direttamente, e cercare di far capire che il danno che stanno subendo, se si perpetra ancora per qualche giorno, è un disastro per il territorio. Per cui noi come organizzazione abbiamo cercato di fare una richiesta di incontro al PM dottor Miliano per far capire effettivamente il disagio sociale che si sta consumando su questo territorio. Stiamo cercando di preparare un'istanza dove, per trovare qualche soluzione temporanea, una soluzione del tipo su qualche affidamento temporaneo, affinché il tutto venga gestito per non subire ulteriori danni. Torno a ripetere, il lavoro su questo territorio per questi lavoratori è un danno che stanno subendo, che si potrà protrarre nel seguito, per cui chiediamo urgentemente il ripristino, insomma, dell'attività ricettiva. Alla luce di oggi, vedete qualche spiraglio? Stiamo cercando di sensibilizzare, lo spiraglio non dipende da noi, i lavoratori gridano a gran forza di trovare una soluzione. Ok, grazie per il momento. Non possiamo comprare più niente, siamo arrivati allo sgocciolo. Noi rivogliamo il nostro posto di lavoro, ce l'hanno tolto in una giornata e mi auguro che in una giornata glielo ritirino, dopo 21 anni che stavo lavorando dentro questo camping. Dove stavate? E tu dove stavi? A farci l'aereo, Crocelli! Dove stavi tu? Era il turismo, l'hai fatto tu, non t'alzare la voce. Ma tu non alzare la voce, dove stavi tu? Ma mi meraviglio che lei rappresenta pure le persone, lei rappresenta pure le persone. Ma se ne va, ma se ne va. Dove stava lui? Al turismo, al presidio, ragazzi, al presidio. Andiamo. Allora, vogliamo concludere questa bella e magnifica serata con il senatore Claudio Fazzone. Claudio, sei stato più di un'ora a parlare con i dipendenti della Santa Anastasia, che cosa gli hai detto? I dipendenti hanno ragione, perché sono persone che lavorano e quando sta inizia la stagione e possono guadagnare qualcosa in più per poter pagare i mutui, le bollette, si vedono sequestrato il campeggio e chiuso, e quindi persa l'opportunità di lavoro per l'intera stagione. È chiaro che ci troviamo di fronte a padri di famiglia che lavorano, che hanno degli impegni e che sono in difficoltà, però è chiaro che l'abbiamo spiegato, che le competenze che può avere un'amministrazione o il sottoscritto o un prefetto sono competenze limitate rispetto a chi dovrebbe decidere di togliere questo sequestro
per, soprattutto per tutelare i lavoratori. La nostra Costituzione parla, è fondata principalmente sul diritto al lavoro. Chi è chiamato a far rispettare la legalità fa bene a far rispettare la legalità, ma poteva tranquillamente limitarsi a sequestrare quella parte contestata e non tutto il campeggio, e consentire a queste persone di poter lavorare come si fa in tutte le altre parti d'Italia. Invece qui c'è stata questa diciamo, volontà di voler sequestrare tutto il campeggio, un campeggio che esiste da 40 anni, un campeggio che già aveva avuto un sequestro nel 92 che era stato dissequestrato e quindi non poteva di nuovo essere sequestrato per quelle parti già contestate, poteva essere sequestrata quella parte diciamo, di queste case mobili, però purtroppo non compete a noi, compete alla magistratura. Il PM ha deciso di sequestrare tutto, adesso bisogna fare in modo di far capire che devono togliere questo sequestro almeno alla parte restante per consentire a questa attività di poter continuare a lavorare e quindi consentire di poter far lavorare i lavoratori, ma soprattutto anche c'è il rischio che questa attività, se rimane ferma e gli impegni che ha preso per realizzare cose, rischia addirittura anche di saltare l'attività. Io credo che deve essere un dovere di tutto, di chi fa politica come me, di chi altri poteri dello Stato come la magistratura, quella di far rispettare la legalità ma nello stesso tempo di salvaguardare anche i posti di lavoro, perché sono la cosa più fondamentale. Qua non siamo davanti una lottizzazione di villette ed altre cose, siamo davanti a un campeggio che esiste da 40 anni che è stato preso all'interno a fare delle case mobili che oltretutto erano previste da un regolamento regionale. Se gli si contesta quella parte, tranquillamente si può limitare al sequestro di quella parte, oppure a dire alla proprietà: togliete la parte, ripristinate i luoghi dove stavate facendo questo e si dà il dissequestro. Io credo che davanti a tutto vanno messi i lavoratori e credo che quello che dovrebbe fare un magistrato. Mi auguro che questo possa avvenire. Va bene, io di piazza non ne parliamo perché abbiamo già parlato prima. Ho voluto sedermi qui vicino a te e ovviamente per iniziare questi gradini e sapere se sei rimasto soddisfatto di quello che è venuto questa sera. Soddisfatto, io credo che la città ha apprezzato moltissimo, era pieno di gente, sono state 10.000 persone presenti, tutti spalti pieni, c'erano circa 2.200 persone, la piazza piena è la dimostrazione che la gente attendeva all'apertura di questa piazza, di poter vivere questo luogo. Oggi l'abbiamo fatto, adesso si tratta di farla vivere, le piazze vanno vissute con i cittadini, i monumenti delle piazze sono i cittadini che sostano nel dialogare, nel socializzare, e in più le manifestazioni che questo anfiteatro deve poter ospitare, che devono essere da allo sport, alla musica classica, alla cultura, ogni tipo di evento deve essere fatto in questa straordinaria piazza. Quindi Fondi oggi ha un luogo dove poter fare qualsiasi tipo di manifestazione. Ok, io ringrazio il senatore Claudio Fazzone qui da Piazza Alcide De Gasperi, concludiamo qui questo lungo e grande servizio che abbiamo realizzato. A voi tutti buonasera. Grazie assessore. Grazie a voi.